Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanche io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più». Parola del Signore. In questo tempo di Quaresima noi abbiamo seguito il Vangelo di Luca e oggi invece abbiamo una pagina di Giovanni, ma è una pagina che assomiglia più a Luca che a Giovanni. E c'è questo filo della misericordia che ha percorso tutte queste domeniche e che oggi trova un'altra bellissima pagina, un'altra bellissima immagine. L'immagine di Gesù che rimane solo con la donna adultera mentre tutti sono andati via dopo che Gesù li ha costretti con le sue parole a guardarsi dentro. Chi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Nessuno è senza peccato, solo lui è senza peccato. Tutti se ne vanno, cominciando, dice Giovanni, dai più anziani, perché più saggi o perché con maggiori peccati. E comunque i primi che si rendono conto del peso della parola di Gesù. Nessuno davanti a Dio è puro, nessuno è senza peccato. Tutti hanno bisogno della misericordia e rimangono lì da soli lui e la donna, come ricorda Sant'Agostino, richiamato anche dal Papa qualche anno fa nell'anno della misericordia. Misera et misericordia, rimangono lì la miseria, lei misera, e la misericordia che è Gesù. E il dialogo che conclude questa pagina è meraviglioso. Dove sono, donna? Nessuno ti ha condannata, nessuno, Signore. Nessuno è stato in grado di condannarla perché nessuno è senza peccato. Siamo tutti peccatori. L'unico che potrebbe condannarla è Lui, l'unico senza peccato, il solo giusto. E invece Gesù dice: neanche io ti condanno. Davanti a Dio non siamo destinati alla condanna, davanti a Dio non siamo la somma dei nostri atti, cattivi o buoni, siamo molto di più. Lo sguardo con cui ci guarda il Signore è lo sguardo di un padre verso i suoi figli, è lo sguardo di un'infinita misericordia. Va ed ora in poi non peccare più, dice Gesù alla donna. Ovviamente non le dice: beh, va bene, chiudiamo un occhio, hai fatto una scappatella, non importa. No, il peccato resta peccato, il male è il male e Gesù non ha niente a che fare con il male, ma è ben capace di distinguere il peccato dal peccatore, il male da colui che lo commette. Non sei cattivo perché hai fatto qualcosa di male. Hai fatto qualcosa di male, ma non sei destinato a essere una persona cattiva. Perciò adesso va e non peccare più, e sii una persona migliore, e scrivi una pagina più bella di quella che hai scritto nella tua vita. Questa è la misericordia, è lo sguardo di fiducia per dire: puoi essere una persona migliore,
anzi io ho fiducia e credo che tu sarai una persona migliore. È solo quando uno si sente guardato così, con questo sguardo, che ha voglia di cambiare la vita. Spesso i rimproveri, se fai così vai all'inferno, se continui così ti rovini, se... non servono a cambiare. Serve uno sguardo di misericordia di chi ti dice: ho fiducia in te, puoi essere una persona più bella, scrivi una pagina migliore di quello che hai scritto nella tua vita. È così che il Signore ci guarda.